al via l'abbattimento del tratto sopraelevato della tangenziale est davanti alla sezione Tiburtina. Dopo 20 anni di attesa, l'area sarà sottratta al degrado e riqualificata. Predisposta a viabilità alternativa per la chiusura degli accessi alle rampe nella zona del cantiere. In corso i lavori per la realizzazione della nuova rotonda su via Boccea a nord della città. La rotatoria consentirà di decongestionare il traffico verso Casalotti, Selva Candida e Selva Nera. Un intervento atteso da anni da automobilisti e residenti. Licenziati 7 operatori AMA accusati di furto di benzina dai mezzi con cui lavoravano. Dopo un'indagine interna è emerso che usavano il carburante per rifornire le proprie auto per rivenderlo. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Roma. Arriva anche a San Lorenzo la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Coprirà 7.000 case e oltre 1.200 esercizi commerciali su strada. I dettagli sono stati illustrati dalla Sindaca di Roma in un incontro con cittadini, associazioni e comitati. È stata inaugurata la nuova pista ciclabile di Via Nomentana. 4 km di percorso protetto da Porta Pia a Via Valdarno. Un'opera attesa da anni che permette di arrivare in bici dal centro alla periferia. Via libera alla riqualificazione dell'ex cinema Metropolitan in via del Corso. Dopo 10 anni di abbandono arriva l'ok dell'Assemblea Capitolina al recupero dell'immobile. Gli oneri di riurbanizzazione saranno destinati alla rinascita dei cinema Apollo e Airone.